oggi mi alleno in palestra e di solito cerco di allenare le fasce muscolari che servono alla mountain bike e adesso mi bevo un caffè. Fasce muscolari che servono alla guida in mountain, quindi la spalla, il dorso, il petto, le braccia, un po' di addominali. Le gambe le faccio solo in certi periodi dell'anno per potenziare, quindi diciamo tra gennaio, dicembre, gennaio faccio un po' di squat, un po' di gambe per far potenziamento, ma normalmente nel 90% dei casi per 11 mesi all'anno alleno in palestra queste fasce muscolari che sono quelle che aiutano la guida e soprattutto la spalla, è la parte più esposta per i ciclisti, quindi è quella che io vado a proteggere in caso di caduta. Dai, andiamo a farci un giro in palestra. Oggi non era al massimo uscire in bici, avrei potuto fare i rulli, però niente, visto che oggi non ho molto tempo ed è un allenamento unico per questa settimana, farò un circuitino. Io normalmente lo divido in due allenamenti con i gruppi muscolari, ma oggi lo faccio singolo. Andiamo su. Buongiorno. Come no? Come dicevo, appunto, oggi farò un allenamento, lo chiamo circuitino, cioè perché questa settimana ho un giorno solo per allenarmi, quindi cerco di fare i gruppi muscolari tutti, ma normalmente li divido in due allenamenti settimanali, quindi uno dove faccio spalle, dorso e addome e uno dove faccio petto e braccia. Questi sono i miei due giorni, poi d'inverno appunto un mesetto all'anno, uno, due mesetti all'anno ci butto dentro anche un po' di gambe, ma è una cosa che faccio in più e per avere un po' più di forza sulla guida. Dai, ti faccio vedere che esercizi faccio. Circuitino, un giorno secco. Ok, inizio con spalle e il riscaldamento lo faccio con peso leggero. Allora adesso faccio le spinte per le spalle. Diciamo che l'essenziale è fare l'esercizio fatto bene e non è avere del gran peso, perché per il ciclista non ha bisogno di aumentare la massa, noi abbiamo bisogno solo di avere una buona forza e un po' di struttura in caso di impatto, incidente. Quindi io faccio una spinta classica. Secondo esercizio di spalle. Il più classico degli esercizi, panca piana. Adesso mi scaldo un attimo e poi farò tre serie a salire col peso. Secondo esercizio di pettorale, poi cavi. Queste in pratica sono le croci. Allenamento sul dorsale che mi serve sulla guida, insomma, col pettorale e il dorsale andate a migliorare sulla guida della tua bike. Quindi questo primo esercizio di dorsale. Si può degli esercizi per i dorsali. Sono appena uscito, oggi la doccia me la faccio a casa perché in palestra faceva veramente freddo. Comunque, in palestra il ciclista ci va non per far massa, perché comunque come sapete la massa è solo peso tra virgolette inutile da portare su in salita, quindi si ci va non per diventare grossi. Ovviamente il ciclista ci va solo per migliorarsi nelle prestazioni di ciclismo, quindi nelle prestazioni, quindi ad esempio un biker ci va per poter avere più controllo nella guida della bici, per avere le braccia più consistenti, le spalle un po' più robuste in caso di caduta e via dicendo. Quindi chi fa ciclismo a un buon livello è fondamentale, perché
Per gli stradisti il discorso è un po' diverso, perché comunque c'è meno bisogno di fare forza sul manubrio per guidare. Una cosa fondamentale: fatti seguire da un personal, fatti fare la scheda da qualcuno che sa di che cosa si tratta, che ti insegna e ti fa vedere come si fanno gli esercizi in modo corretto, perché è veramente fondamentale farli in modo corretto per non farsi male. Quindi io ti ho fatto vedere più o meno come mi alleno, però tu puoi entrare in una qualsiasi palestra, chiedere una scheda dedicata alla parte superiore e vedrai che il personal trainer o l'istruttore che trovi in palestra ti farà una scheda dedicata alle tue esigenze. Va bene, spero che ti sia piaciuto questo giretto in palestra con me. Dai, più o meno questo è quello che faccio, sono